Ciao a tutti da Tiger, siamo in una nuova serie con la mia ragazza. Siamo su Ugo e lo specchio stregato. Iniziamo questa nuova serie, un gioco per PlayStation 1 che ho finito molto tempo fa quando ero piccolino e devo dire che è un bel gioco, stile Crash, stile Paperino. Iniziamo. Allora, che difficoltà prendiamo? Se vuoi può fare anche facile, perché il gioco non è... Cioè, se non ci hai mai giocato, devi capire un po' le meccaniche. Vabbè, io metto normale perché già ci ho giocato. Ma vediamo un po' la storia. Ma puoi mettere anche facile per restare pure appresso a me, perché magari i livelli già li so, capito? Senza la bella Ugolina la mia bellezza presto svanirà. Prima però... Per una questione di velocità. Ma che stai facendo, brutto? Mi scusi. Aha. Ci sono. Che poi non ho mai capito in questo gioco perché la strega ce l'ha tanto con Ugo. È invidiosa. Cioè, loro stanno facendo il pane, poverino. Senti, toc toc. L'impasto è quasi pronto. L'impasto è quasi pronto. Ora manca solo Ugolina. Con i frutti di bosco. Che poi Ugolina è la moglie che non si fa vedere. È sparita qua. Ma guarda, guarda, che tenera riunione familiare. Disturbo. Vattene subito, scenda. Lo sai che non sei la benvenuta. Oh no, papà. Io, Caltro. Furbo sei tu! Furbo sei tu! Specchio se nelle braccia! E sparirai senza lasciar traccia! Ma poi sta facendo un sacco di rime! Mai più! Ora non resta che trovare Ugolina! Ma quindi invece cerca pure la moglie, la mamma, quello che è. Dobbiamo ricomporre lo specchio se vogliamo salvare papà! Ci sei? Sì, sì. Ok, ora praticamente dobbiamo ogni... Vi spiego come funziona. Ogni livello ha da un pezzo di specchio. Una volta che noi prendiamo tutti e tre i pezzi dello specchio con i bambini, dobbiamo fare tre livelli con Ugo per salvarci e finisce il gioco. In totale sono sei livelli. Ogni di questo livello c'ha un totale di gemme. Se prendete abbastanza gemme vi dà il 100%, quindi completate il livello al 100%. E in più potete fare direttamente la prova al tempo... Guardate che non sono tanto difficili, basta fare il livello in una velocità normale, non bisogna essere lenti, e vi potete prendere o la medaglia bronzo, argento o oro di ogni livello. Iniziamo con la bimba, dato che è il primo? Sì, sì, dai, sì. Bimba troll, vai. Mi prendi per il culo, ridi? O sei felice? Salve, salve. Un po' cosa avete di... A me questo è il mio livello preferito perché mi piace troppo questo qua con questi castori con il cappello. Metti il cappello. Cosa? Questo è il più facile. Una misera statuetta d'oro massiccio. Se ti piace Crash, questo è il più facile. Roba. Perché è uguale a Crash. Sì. Bello. Ma cosa... Cioè... Che bello. Che bello. Meraviglioso. Meraviglioso. Splendido. Che poi non sa manco che cazzo è e dice che è bello, capito? Tutum. Ok, parte pure subito il tempo, ci dobbiamo muovere. Hai iniziato tu? Mo? E già non si sente più. Ehi, sai che cazzo faccio a fare lì video? Ma figo. Come vedete sono sotto pazzo. Che? Tipo pazzo. Qual è il pazzo? Quello di neve, ah. E io già sono andato avanti. Esatto. Sono quella. Al? Al nemico. Ah, ok. Un po' arrabbiato. No, perché?
secondo me devo prendere le cose sotto. Infatti. Vedi che per usare i cuscini conviene. Per salire velocemente con i cuscini. Devi starci ferma sopra. In modo quando si abbassa tutto, premi X. E ti fa saltare tanto. Ok, primo, io sono arrivato al primo checkpoint in 2 minuti. Questo è il personaggio più forte secondo me, perché ha la trottola. Per forza. Non c'è problema, l'ho ammazzato. Ok. Cadere. È qua. Che è successo? No, non si fanno queste cose. Ti dovresti soltanto vergognare. Ma cosa ho fatto? Comunque io sto personaggio lo so usare proprio bene. So tutti i trucchi. Cosa? Sto personaggio lo so usare proprio bene. Che poi alla fine se tu non prendi le gemme e cerchi di andare sempre veloce, lo fai subito il tempo oro. Però purtroppo se vuoi prendere anche le gemme, cioè è un po' difficile la cosa. E mo' come cazzo apro la porta? Ah, proprio sesso qua. Sento il tuo joystick che lo stai distruggendo, poverino. Io? Dove sei arrivata? Sono arrivata... Già, mi hai superato. Vedi che quella là devi girare fino alla fine e poi devi passare velocemente, sennò si chiudono tutte. Penso che lo sai, sì. Eh? Eh sì, se sei già le piattaforme di legno, sì. Quelle che devi aprire con la manovella. Dopo che ho fatto quelle che poi sono al piano... Dove sono quelle scatole di legno, tipo? Ma è ancora là, sei? No, ma dopo il checkpoint, molto dopo il checkpoint. Sì, ho capito. Mi sembrava strano perché avanti. Urra! Me lo stai spaccando il joystick praticamente. Mamma mia, come lo premi forte. No, fa troppo rumore. Sembra. Allontanati il telefono perché fa troppo rumore. Ancora mi sento. No, di meno. Non è che lo prende, va? Che gioco del cazzo. Basta che giri tutta la manovella fino a quando diventa verde e poi devi passare velocemente, se no si chiudono tutte. Che c'è il castoro che ti spara praticamente. Aspetta, sì. E là, stai attento. Cioè, ti ho detto già come si fa, mi raccomando. No, il castoro l'ho già passato, sono all'altra parte. Ah, quell'altra ancora, che devi fare sempre la stessa cosa. Sì. No, sei veloce, dai. Secondo te è più bello questo gioco? O Crash? Che differenza vedi secondo te? Diciamo che Crash è più difficile. Quello è ovvio. Questo è più per bambini. Ho preso il checkpoint. Brava. Ma sta facendo una voglia di Nutella sta cazzo di cosa? Perché questa è una fabbrica di Nutella. Ma
E sono già quasi alla fine. Guarda che non gira. Intanto non gira comunque, è stupido. È una bambina, non puoi dire picchia, picchio. Non è un maschio. Per prendere le cose ci devi proprio andare inziccato, mamma mia. Sto gioco va tra i 50 e i 47 fps, oscilla, porca puttana come va di merda. Però ovviamente abbiamo messo tutto abbiamo messo l'emulatore ai massimi settaggi e ci sta. Perché è un gioco. Non lo sopporta tanto sto emulatore. Dato che la versione precedente non funzionano manco gli analogici, pensate un po'. Cosa molto particolare, eh? Devo dire. Sì, sono alla parte finale, dove ci sono le noccioline, cioè le palle di cioccolato. 10 minuti era il record, no? Io sono ancora a 8 minuti, dai, cosa faccio? E però tu sei più dietro di me, quindi alla fine è un record del cazzo. Io sono a quel castoro... No, io sono proprio alle... che scendono le palline. No, vabbè, ma non c'è bisogno che lo faccia dopo. Quella è una cosa secondaria, puoi anche non farlo. Non è importante per il completamento del gioco. Fottuto. Altro checkpoint. Vediamo se faccio. Io sono dove sono. Praticamente devi salire con le scale di legno, c'è checkpoint. Sì, sì, sì. Se muore arrivi dalle palle. Le palline. Le palle. Vi ricordo che questa serie è ogni livello un video. Altrimenti qua. Cerca di saltare sempre, che non. Sempre sinistra e destra non ti dovrebbero prendere. Oppure sempre in una direzione, dato che comunque cambia, va un po' a destra e un po' a sinistra. Mi sa che sono arrivato al boss. Me lo sento. No, ancora no. Madonna mia. Che sto passando. Ciao, boss. Ah, sì? Sì, amo, questa qua. Senza fare niente. Oh! Ma stai pazziando, frate. Non ti ho manco toccato, poi le fai. Oh! Ma stai pazzo. Ma non sei normale. Fa gli orgasmi, boh. Sembra normale questa. Questi che poi sono degli orchi. Cioè sono dei troll. Che cazzo sono questi? Che animali strani sono. Con degli animali belli, proprio questi sono tappati. Siamo un po' messi. Siamo messi bene comunque. Sono arrivato 19 vite. Ma questo c'è una mira infallibile, che c'è lo spasso, ma. E se arriva il boss, ascensore, sia. Boss!
cazzo ci sono? Il boss è... No, mi sono fatto colpire manca una volta, ma... E non gira! Oh, finito. Ma quando cavolo mi esce sto cavolo di gira? Oh. Allora, il livello l'ho fatto... Manca al 100%, ma... Cioè, vabbè, 94%. Il tempo quando ci ho messo. Vabbè, dai. Che gioco del cazzo. Ho preso solo bronzo. Vabbè, fa niente. Tanto lo finisco e lo butto in un cesso. È il pezzo dello specchio. Oh, papà, ce l'abbiamo fatta. Quindi questo era il primo episodio, il primo livello. Ci vediamo al prossimo episodio con il livello di Baby Troll. Così nel frattempo finisce anche la mia ragazza e facciamo un altro video. Ciao a tutti da Tiger, alla prossima!